Radio Fla Flu. Ciao bambini, questo è il vostro caro senpai zio. Oggi siamo qui per trattare questi. La magia dell'editing, pensate un po' voi, che sicuramente è anche riuscita malissimo perché l'ho fatta senza troppa precisione. Questi che ho qui in mano sono dei libri per disegnare anime, kawaii, manga, style, yeah, presi su Amazon. Ero molto curioso di vedere cosa offre il mercato lì fuori per imparare a disegnare questo tipo di disegno, questo stile così classico e nipponico, così forte. E soprattutto mi chiedevo, saranno utili o saranno quelle cagatine un po' fatte per i bambini per accontentarli? Ecco come si disegna un manga, fai la meletta, dividila in quattro parti, il centro, metti gli occhietti, buff. Quindi ora verrete con me, appunto, per capire se sono effettivamente utili o meno. E oggi ne tratteremo magari uno solo, perché seguiremo passo passo le indicazioni al suo interno. Con quale iniziamo, bambini? Va bene, avete scelto questo, anche se non vi ho dato alcuna libertà di parola in realtà. E io ho scelto a caso, quindi faremo quello. Premetto che secondo me per imparare a disegnare veramente bisogna però studiare vera e sana anatomia. Non partire subito con anime kawaii senpai. Sì, questi versi sono usciti un po' politicamente scorretti, ma è perché voglio sottolineare il punto che bisogna comunque sia studiare roba vera, no? Per padroneggiare anche quell'altra roba lì, che io stesso adoro, che io stesso disegno tanto in stile anime quando posso, ma ovviamente ha tutta una base reale, proporzionata a cose vere. Quindi lascerò in descrizione sia il link dei libri anime che di questi qua, che sono quelli in cui ho studiato io anatomia, ok? Sperando di poter essere appunto utile a qualcuno. Detto questo, passiamo alle cose divertenti e frivole. Arrivati. Wow, wow. Ciao bambini, questa è la postazione del disegno manuale, cioè su carta, e come potete vedere qui sopra c'è il braccio che tiene la telecamera dall'alto. Io sono un genio, ok? E se me lo dico da solo vuol dire che ho ragione. La mia opinione è l'unica vera e giusta. La vostra non conta niente. La libertà di parola in questo canale non c'è, ok? Sto scherzando ovviamente, prima che qualcuno se la prenda. Andiamo quindi ad aprire e sfogliare un po' questo libro qui, che wow, è tanto anime. È tanto anime. E come si chiama l'autore, per curiosità? Christopher Hart. Non di cuore, perché se no ci stava scritto Heart invece Hart, perché non lo so. Oh, ci sono dei generi, sembra. Come disegnare il tipico schoolboy. Damn son. L'abbigliamento del tipico è schoolboy. Damn son. Gli accessori del tipico schoolboy. Damn son. Il pre-teenager. Attenzione, qui entriamo nel campo dei pre-teenager. Come possiamo vedere, ci sono proporzioni e cose simpatiche. Wow. La premessa qui è il sottotitolo: come disegnare personaggi originali da template semplici, tradotto dal vostro caro zio Peo di quartiere. Perché sì, i libri che ho preso sono in inglese, perché in italiano non si trovano un granché, ma comunque sia, da leggere suppongo ci sia poco, e l'inglese male non vi fa, comunque sia, no? Il capitolo primo sono le mitiche schoolgirls, bambine, le schoolgirls, con le proporzioni della testa a 360 gradi. Io direi che possiamo iniziare da qua, a imparare a disegnare gli anime, no? Perché si inizia sempre dalla testa, che darà le proporzioni dell'intero corpo. Suppongo che lavorerà un po' così questo libro, o in generale, è la verità. Se non sbaglio, l'essere umano, proporzionalmente parlando, è alto 7 teste e mezzo. Un supereroe che, alquanto esagerato, ha anche 8 teste e mezzo. Ma noi siamo sugli anime, siamo sulle mitiche schoolgirls, quelle che ci appassionano, quelle che fanno vedere un pochino la mutandina nell'anime, quello un po' più spinto, quello soft porn, e noi piccoli bambini stupidi ci eccitiamo. Ma zoomiamo bene qui sulla faccenda, perché io me lo metto proprio vicino così, e io devo seguire il template. Da quel che vedo qui c'è un cerchio basilare, quindi facciamo un bel cerchio basilare, che io calzerò un po' di più del solito perché voi possiate felicemente, gioiosamente vedere. Divido a metà, papam, per trovare il centro del viso. Oh shit! Non ho ancora mai aperto una gomma pane in questo studio. Gomma pane che si chiama pane perché si può mangiare.
Oh, non l'avevo mai messa in bocca, ha un pessimo sapore, non fatelo. Piccole chicche di zuppero, io consiglio sempre di strapparne un pezzo, un bel pezzotto, e il resto chiuderlo e conservarlo. Quando questo sarà zozzo marcio, la cambiate. Non ce n'è bisogno, insomma, di prendere tutta la gomma pane. Vado a ammorbidire violentemente il segno. Anche se un altro modo per ammorbidire il segno sarebbe quello di fare un cilindrino e fa wow, yeah, facciamo il pane, porca zozza, guarda. Qui la divisione del viso è diversa da quella che è stata insegnata a me per quanto riguarda il realismo e le proporzioni del viso. Sto cercando di capirle. La testa è a forma di uovo, dice. Più larga in alto, più stretta in basso, con un mento delicato e un collo stretto stretto. E magari non solo quello a distretto. Cercherò, se non sbaglio, a metà lui individua appunto il centro dove saranno gli occhi, no? La parte inferiore si divide in tre parti, se non sbaglio, anche se questa qua sembra più grande, quindi anche un po' meno, tipo così. Non dà precise indicazioni dell'inclinazione della mandibola e quando devo inclinare di più per andare verso l'orecchio, cioè non dà indicazioni precise di proporzioni, te le butta lì. Quindi per ora non mi sembra super utile. È più come se dicesse, guarda, io ti do un template già pronto, fai tu. Se ti viene bene, se no, cacchi tuoi. Cioè, sembra che l'orecchio parta dalla base del naso, per noi esseri umani è dalla base del naso al sopracciglio, per loro essere anime a quanto pare è dalla base del naso a metà occhio, perché non lo so, perché sennò verrebbero orecchie alla Dragon Ball, ovvero giganti. Quindi adesso noi seguiamo semplicemente questo template. Sto facendo la boccuccia più o meno come fatta lì all'incirca, il naso è un tratto appena accennato, cioè anzi il mio già è troppo, e ho fatto il naso troppo grande, cioè ho fatto soltanto un trattino eppure già è troppo grande. Sti maledetti anime devono avere un naso invisibile praticamente. Cioè vado a individuare prima l'intera iride e poi intorno andrò a costruire l'occhio. Mi sembra che sia più fattibile così, anche se già il mio è gigante. Ma che diavolo è? No, va bene, aspetta, calma. Qui metto la base dell'occhio e qui sembra circa a metà di questa divisione qui, che però quella sua è più alta, quindi facciamo qui. Vado a fare la palpebra superiore. Frastagliamo un po' le ciglia. Yes! Sono molto forte le ciglia di questo anime. Oh mio Dio, questa matita ha una quadrupla punta praticamente. Devo temperarla. Oh no, è uscito tutta la parte temperata qui sul mio foglio. Porca zozza. Eh sì, lo so, capita in questo mestiere. Maledetto. Ma come mi ha temperato la punta di questa matita? Ma che diavolo c'ha questa matita? Già si è spuntata. Imprevisti che ovviamente manteniamo in video, perché no. Ok, mio Dio, è venuta molto brutto e diverso da quello del template. Molto, ma proprio molto. Perché il mio occhio è gigante e non è circolare carino come il suo. E questo è già venuto più grande. Oh mio Dio, sto facendo un casino. E la testa era molto più grande la sua. Ma se anche noi mettiamo una capigliatura un po' casuale e super anime kawaii, magari riusciamo a recuperare il tutto? Questo macello? Da quel che vedo il disegno anime è molto schematico, molto piatto e schematico. Di conseguenza quando sbagli già qualcosina di pochissimo hai fottutamente rovinato il disegno. Già quest'occhio più grande, cioè un macello divino. Quindi seguendo il loro template è uscito fuori questo proprio. Andiamo a vedere se lo inchiostro un attimino, cosa esce fuori. Utilizzeremo il pennellone che sto cercando di imparare a usare piano piano. L'ho preso da non molto in realtà. Sto cercando di accelerare, correre un pochino, perché sennò qui ci stiamo semplicemente una vita intera e non è quello che vogliamo. Ah, visto in video non sembra neanche così brutto in realtà, però lo è, perché quest'occhio fuori proporzione rispetto a questo, se la vedi così è anche accettabile, se la vedi così è un'altra persona. Il sorriso, un macello, perché non ho trovato un pennarello da inchiostrazione, qui un pilot più piccolo, perché non so che fine abbiano fatto in realtà. What the... Provo a cancellare la matita sotto per vedere se migliora la situazione. Ti prego, fa che migliori la situazione, ti prego. Fa che migliori. Anche se qui, guarda, si è sgonfiato il capello. Qua si è gonfiato il macello proprio. Ah, se io avessi magari dedicato più tempo, fossi stato un po' più attento alle proporzioni, qualcosa di meglio ce l'avrei tirato fuori. We'll be right back.
Lo sto colorando un po', ma così per sport proprio, perché boh, ero preso. Fammi provare sti pantoni, che non disegno con i pantoni da una vita. Ma secondo me ci siamo, secondo me posso anche smettere qui, anche se per un attimo mi stavo davvero divertendo con questi pantoans. Non so perché, dovrei davvero ricomprarli, comprarne un po'. Mi ero scordato quanto era bello disegnare così. Però il giudizio finale spetta a voi. Secondo voi questo libro può essere utile se impostato così, con dei semplici template per chi magari vuole solo anime e magari non altro, perché non lo so. Diversi tipologie di occhi, variazioni in base al template, quindi qui possiamo vedere dell'altro, variazioni dei capelli, o guardate i nastri di carta, molto in stile Ziopeo, anche se questi sono molto più fini. Io li vorrei ancora più così, nei capelli più fini, più nastri di carta da lavorarci. Come vi ho detto, quindi lascio in descrizione tutti i link necessari di questi libri, dei miei libri di anatomia. Se secondo voi è utile, se volete vedere anche l'altro libro e vedere com'è, ovvero questo qua, fatemelo sapere nei commenti, sarò più che felice di trattarlo. Spero che in qualche modo, per qualche strano motivo, vi siate divertiti qui, perché nel canale Iziopeo ci si diverte sempre. Sono simpatico, iscriviti! Il trucco per essere simpatico e non tentare ad essere simpatico. Io me lo dico sempre in testa: non ti sforzare a essere simpatico, tanto non lo sei. Tanto sei un povero scemo che ha una vita triste e amara. È inutile che provi a essere simpatico, provi a spacciarla per qualcosa di bello quando non lo è. Detto questo, vi saluto qui. Ci vediamo al prossimo video, bambini. Fate i bravi, i bravi monelli. Se no vi vengo a cercare. Questo era Electric.